siamo. E domenica, sapete che cosa vuol dire domenica? Vuol dire Silent Hill. Oggi finalmente concludiamo la prima parte. Quindi chiudiamo questa prima parte dell'arco del culto. La riprenderemo poi in Silent Hill 3. Con qualche accennino in Silent Hill 4. E magari facciamo qualche parentesi sulla parte, diciamo, canon della storia richiamata in Origins. Visto che Origins, se... Oddio. Definiamolo canon a metà, cioè ci sono parti che completano ciò che vediamo qua, altre parti un pochino create da Climax, però possiamo tirar fuori roba legit comunque da quel gioco, quindi ci può stare. Come la va? Come la va? Buonasera, buonasera a tutti. Ah, mi devo mettere da una parte la chat. Da una parte gli XSplit. Così possiamo partire e cominciare. E tanto che vediamo il nostro Harry Mason alle prese con il mostro della demo. Ok. Gente, ci siamo. Marchio di Samuelis for boys, marchio di Samuelis for men, esatto. Marchio di Samuele ci porta la verità. Quindi io direi di partire. Quindi facciamo un pochino un recap, anzi un recap no, perché ancora deve avvenire. Un piccolo quadro generale di quello che vedremo questa sera. Vedremo. Eravamo qua, vi ricordate? Avevamo salvato nell'antique shop, quindi nel negozio antiquariato. Questa bella chiave qua nascosta. Non posso prenderlo per colpa di sto. Quindi facciamo un pochino il recap. Ridai con il recap. Ok. Quindi faremo il finale del gioco, vedremo il finale good plus, visto che abbiamo fatto tutto il possibile per fare il miglior finale. Quindi abbiamo salvato Kaufman, abbiamo salvato Civil. Dopodiché vedremo, vabbè, i titoli di coda con Esperanto, che è bellissima canzone. Gli errori sul set, perché ci sono anche gli errori sul set a fine gioco. Vedremo la schermata di punteggio, vedremo i parametri che determinano quale sarà il migliore punteggio, quali sono le ricompense dopo aver ottenuto determinati punteggi. Vedremo il New Game Plus, che cosa ci dà, che cosa ci offre, e come ottenere il finale UFO e il finale UFO. Quindi tante belle cosine, questa sera tanta carne al fuoco. E visto che la serata, diciamo, la conclusione di Silent Hill 1, finché non facciamo tutta sta roba non si stacca, quindi oh. Programmino veri veri, proprio programmino. Tanta robetta. Allora, se vi ricordate, eravamo qua, abbiamo preso questi due attrezzi. Allora, abbiamo preso la pinza e un cacciavite, ok? Quindi, se vi ricordate, in una delle stanze abbiamo la stanza dell'uccello, della gabbia. Sentite lo svolazzare dell'ala, però è chiusa. E dall'altra parte abbiamo la stanza dei pinzi, perché per risolvere questo, cioè, enigma, nemmeno un enigma, bisogna usare i pinzi, vada pinzi e vada punzi. Come cavolo faccio a tirarla fuori? Bella domanda. Prendiamo i pinzi e li usiamo. Tanto Harry che smanetta lì. La chiave di Ophiel. Già, perché le porte con le incisioni dorate riportano i nomi di 5 dei 7 spiriti dell'Olimpo. Abbiamo quindi Ophiel,
rappresenta Mercurio, Achis Venere, Faleg Marte, poi abbiamo anche Aratron, avevamo anche, si chiamava quell'altra? Bethor, credo, ma non mi ricordo cosa era. Insomma, ci si fa una googlata dopo, vediamo che cosa rappresenta. 5 di questi 7. C'è molta simbologia in questo endgame. Qui molta si riferisce a magia, a insomma, robe ebraiche, non ho idea, su questa roba mi peccate ignorante, insomma. Ophiel, c'è un simbolo, lo stesso simbolo che è inciso, cioè riportato nella porta di Ophiel. Quindi possiamo cercare la porta di Ophiel, che non è questa perché è Faleg. Insomma, le scritte un pochino, anche se sono pixelate, si possono vedere. Questa è quella di Hagrid e questa è quella di Ophiel. Possiamo aprire. Non so se ci siamo fatti il giro di tutte le stanze. Ah sì, l'abbiamo fatto prima di chiudere la volta scorsa. Quindi, porta di Ophiel, si va. Qua abbiamo questo enigma qua, ve lo lascio per dopo, visto che abbiamo una cazzi molto importante. Nella seconda porta a sinistra dovremmo avere il puzzle dello zodiaco. Che è uno di quei puzzle infami su cui ci si può perdere molto molto tempo se non conosciamo la soluzione. Quindi per un po' per la spiegazione ve lo faccio vedere. Qua abbiamo la bilancia, riporto un 2. Abbiamo il cancro, riporta un 10. Abbiamo l'ariete, riporta un 4. E abbiamo i pesci. E riportano uno 0. E questo enigma qua si risolve praticamente contando gli arti. Quindi pesce ovviamente non avendo arti, è uno 0. Il granchio, ad esempio, le 8 gambe più le 2 chele sono 10 e così via. Quindi seguendo questa logica abbiamo il sagittario, quindi le 4 gambe più le 2 braccia, e possiamo inserire il 6. Il toro, stesso discorso con quello dell'ariete, quindi il 4. E i gemelli, in questo caso 8. Una volta inserita la soluzione, in 60 fps cadrà la pietra del tempo. Mamma mia, che animazione! La pietra del tempo, la prendiamo? Sì. Andiamo ad osservarla. E non ce la fa osservare. Però, insomma, grande pietra disegnata a orologio su pilastro con simboli astrologici incisi sopra. Aspettate. Io non so se il bot mi sta riportando roba. Aiuto. Raga, mi si è buggato il bot. Pizza e Silent Hill, che bella domenica, bella, aspetta, bella azzardo. Aspetta, mando un messaggio per vedere se me lo fa scorrere. Non me lo fa scorrere. Ah, ok, adesso forse vi leggo, eh. Ora recupero i messaggi che mi sono perso. Aspettate. Chiedo venia. Perché non vedevo scorrere i messaggi, quindi il bot effettivamente si era buggato. Vince, ben arrivato. Alla Kel, buonasera signorini. Amy, ben arrivata anche te. Oggi ho finito la rampa cifissa di Undertale. Mi ha detto Lotti di incularti se non lo giochi. Ma ce l'ho Undertale, ce l'ho. Ho iniziato anche Deltarun, però non l'ho finito Deltarun. Deltarune. Sagittario poteva anche avere la terza gamba, quindi 7, modestamente. Ok, adesso il bot
Il bot dovrebbe far scorrere i messaggi, vediamo, prova. Dentro mi fa scorrere i messaggi, niente, il bot si è ribellato, adesso lo riavvio un attimino, vi potrò leggere definitivamente. Non capisco perché ci si metta a fare queste cose. Chiedo venia anche a chi sta vedendo su YouTube, magari non posso nemmeno dire metto un'annotazione così skippate da questa parte perché YouTube toglierà le annotazioni perché le funzionalità importanti le tolgono, invece perdono tempo a fare dei rewind da 12 milioni di dislike perché loro hanno delle priorità ben chiare. Ok, ci siamo. Adesso sì. Ok, ottimo. Mi sono fatto una tirata del 2 subito dopo del 3. Madonna, che bella la storia del secondo. Mamma mia, no. Per me è il capitolo più forte. Punto di vista di tematiche, di narrativa, tantissima roba. È un peccato che molti si siano avvicinati alla saga con l'HD Collection perché si sono persi veramente tante cosette. Hanno tolto il rewind alle tendenze, l'hanno nascosto. Non puoi nasconderlo, ormai hai fatto la frittata, non puoi nascondere. Ok. Che vergogna, la pizza non arriva ancora, io gli darei l'ergastolo, esatto. Ok, quindi abbiamo preso la pietra del tempo. E riprendiamo adesso la fine del corridoio qui. C'è l'altro enigma, l'enigma del Grim Reaper. I nomi scritti sopra sono la lista delle persone che non tornano. Sì, allineate le teste. Fate una fila di giovani e vecchi in ordine di età. Emu. Bella Emu. Buonasera, ben arrivato. Senti, il più red del nord accoppiata vincente. Grazie mille, bello. Oggi concludiamo Silent Hill 1, vediamo tutti gli extra, vediamo le belle cosine del finale UFO, eccetera, eccetera. E poi domenica prossima si parte col 2, quindi attenzione. Moddato con la guida Enhanced Edition. Sì, è meglio giocarselo vanilla moddato, casomai. Aspetta, ma che c'ho il... Ok, silenzioso al cielo, via. Allora, le porte si apriranno aspettando la venuta dei pazzi. Con tumulti comincerà il baccanale della morte. Ok, quindi giovani e vecchi in ordine di età, vediamo un po' le altre porte, niente, se non ricordo male non c'è nient'altro da fare in questo piano qua, molto for the sake of lulz, esatto, invece aspetta che abbiamo, e questa è l'entrata della porta di Ophiel, ok, qua niente. Piano completamente inutile. Bene così. Sì, un... un corridoio. Bella Lomus, buonasera anche a te. Quindi, giovani e vecchi in ordine di età. Abbiamo una lavagna con dei nomi. Se leggiamo i nomi, vediamo. Lydia, Trevor, Albert, Roberta, Edward. Mettendo in ordine di età, questo enigma è molto semplice. Dal più giovane al più vecchio, abbiamo Albert, Lydia, Edward, Roberta e Trevor. Prendendo le iniziali abbiamo ALERT. Alert. Andiamo a inserire la soluzione. Prepariamoci ai fields. Siamo in questa stanza. Come potete vedere abbiamo scatole piene e piene e piene della droga che Kaufman somministrava a Lisa. Non ricordavo questo enigma alert. Sì, abbiamo ripreso tutti gli enigmi e anzi nei prossimi Silent Hill, visto che c'è anche la difficoltà degli enigmi, almeno gli enigmi li affrontiamo a difficoltà massima, così li possiamo vedere tutti e come si risolvono.
Oggi ho recuperato la prima live che mi ero perso la prima parte. Quando ho affrontato questo livello approfondimento ti rendi conto di quanto si siano sbattuti al tempo gli sviluppatori. Già, c'è moltissima roba che hanno messo in tutti i titoli di Silent, almeno in quelli del Team Silent. Quindi si vede che ci hanno messo molta, molta, molta roba. Come la va? Procediamo bene, grazie. Oggi concludiamo qua, come abbiamo detto prima, e domenica prossima si parte con altre belle robette. Sbaglio, sta tremando. Un pochino trema tutto. La versione PS non trema le texture, trema le cose, trema tutto. Dicevo, non porterò del 2 e del 3 la versione della HD Collection, porteremo le versioni originali, giustamente rimesse a nuovo. Quindi qua abbiamo l'amuleto di Salomone. Salomone, Salomone. Lo prendiamo e possiamo tornare. Harry? Lisa, what's the matter with you? I get it now. Why I'm still alive, even though everyone else is dead. I'm not the only one who's still walking around. I'm the same as them. I just hadn't noticed it before. Lisa. Stay by me, Harry. Please. I'm so scared. Help me. Save me from them. Please, Harry. Orecchino, bella. Lisa realizza finalmente che non è reale, che è solamente uno di loro. Infatti Lisa, nel momento in cui si svolgono questi eventi, ormai è già stata fatta fuori per mano di Kaufman. E ritornando indietro, io ho sentito che la nebbia di Silent Hill è una storia particolare, me lo raccontate? Sì. Tornando indietro, dicevamo, ritroviamo il suo diario. Ciao Derek, che è arrivato adesso. E sì, la storia della nebbia di Silent Hill è praticamente una trovata per nascondere limitazioni tecniche della PS1, non avendo una grossissima potenza come console, non poteva calcolare, insomma, avere una draw distance che rendesse possibile far vedere in lontananza la città. Ricordiamo che Silent Hill è un gioco che ha tratti open world, diciamo così, in cui è possibile gironzolare nella città senza tempi di caricamento, e quindi per ovviare a questo veniva renderizzato poco per volta. Gli sviluppatori hanno deciso di nascondere questa pecca introducendo la nebbia in modo che la città ti si generasse man mano che te vai, giustamente. E tutto ciò è servito anche ad aggiungere un tocco di ambientazione horror il mistero, no, di ciò che c'è oltre la nebbia, ciò che non puoi vedere. Roba che un pochino hanno mandato a fanculo nell'HD Collection, perché nell'HD Collection c'è stato un tentativo, nemmeno un tentativo, di cercare di rimettere a nuovo questi titoli.
ci sono state texture abbastanza sovraesposte, effetti resi male, la nebbia senza corpo. Cito quando incontriamo il primo nemico in Silent Hill 2, per esempio, la nebbia ha corpo, riesce a nasconderti la sagoma e a renderla misteriosa. Nell'HD Collection vedi subito che te lo fanno proprio vedere il nemico, vedi anche la macchina accanto chiaramente. Gli effetti lo-fi che sono stati nascosti alla bella e meglio invece di essere rifatti, con filtri abbastanza aggressivi, filtro tipo grana molto, molto fastidioso, asset riutilizzati tratti direttamente dalla PS2, quindi senza anti-aliasing, 720 nativo reso male, upscaling reso male dei video, il doppiaggio ha fatto male, quindi giustamente chi si avvicina alla saga magari non nota questi difetti, ma chi viene dall'originale e poi si trova a giocare all'HD Collection. Un diario sul pavimento, ok. Abbiamo il diario di Lisa, quindi ho chiesto al dottore che mi togliesse dall'incarico. Quella paziente è troppo strana. Qua parla di Alessa, giustamente. È ancora viva, ma la ferita non guarisce. Ho detto al dottore che intendo lasciare il lavoro. Non voglio più mettere piede in questo ospedale, qualcuno mi aiuti. La stanza è piena di insetti, anche sbarrando porte e finestre non fanno che entrare da tutte le parti. Dall'ospedale, che schifo, ho voglia di vomitare ma non riesco a farlo. Praticamente l'originale dice che non riesce più, diciamo, a vomitare, c'ha solo, fuoriesce solamente la bile. Ma hanno cambiato un pochino. Dal rubinetto del bagno defluiscono sangue e pus. Provato a chiuderlo ma non ci riesco. Bisogna di droga. Qualcuno mi aiuti, esatto, perché Kaufman, come avevamo già detto, la teneva in riga somministrandole la bella robetta in questi scatoloni. Proveremo anche un libro poi che parla della White Claudia, che è la pianta da cui hanno tratto fuori la droga. E niente. E dopo che questa scena ci ha strappato il cuore di petto, possiamo inserire la pietra del tempo nella porta. Sì, nella porta. Buona! Nell'orologio. No, qua c'erano. Era qua di fronte, credo. Vorrei dir cagate. HD Collection è il male, esattamente. Questo qua si specula che sia un riferimento all'enigma della torre dell'orologio della scuola, perché segna le 5 nell'enigma finale. E quando andremo a mettere la pietra del tempo, sentiremo. Esattamente 5 rintocchi. Prendiamo la nostra chiave di Haggith. Tiriamo una salvata, già che ci siamo. Sì, il bot vi risaluta tutti perché era crashato. Cioè, si era rincoglionito e l'ho riavviato. Dopo pulizia grafica rovina molto l'atmosfera. Il fatto è che sì, il gioco era stato reso per dare questo effetto lo-fi. Abbiamo preso la porta, sì, la porta, buona, la porta di Ice. Abbiamo preso la chiave. E possiamo procedere ad aprire la porta. Ci dà accesso all'ascensore. Anzi, prima di andare al secondo piano, vi faccio vedere un attimo il terzo. Vediamo la proiezione di Alessa. Che sta pregando all'altare. E poi sparisce. Qua c'è un enigma per cui ci serve un oggetto che non abbiamo al momento, quindi ce ne andiamo e possiamo tornare al secondo piano.
Non abbiamo quarti piani misteriosi qua, quindi tranquilli. Ok, una volta accesso. Una volta ho avuto l'accesso al secondo piano, troviamo, a parte un bel po' di gente, giriamo un pochino tutte le porte, perché qua abbiamo diversi oggetti da raccogliere. Magari se mi blocchi il nemico giusto. Ok, bloccandomi il nemico giusto magari riusciamo a fare qualcosa. Quarto piano misterioso, me lo sogno ancora una notte. Se tipo una specie di gioielleria, abbiamo qua lo stemma di Mercurio, che ci serve per l'enigma finale. E abbiamo un altro oggetto importante, l'anello. L'anello del contratto, the ring of contract. È un oggetto, questo se non ricordo male non si può aprire, giustamente, se no ce ne usciamo. È un anello che ci serve per la sezione della cucina, che è molto particolare perché è l'unico caso, diciamo, in Silent Hill 1 in cui si può verificare un instant death. Roba che poi rivedremo anche in Silent Hill 3, roba simile. Qua è tutto chiuso, qua si può entrare. Ci sono dei passi, interessante. Vabbè, sono lontani, non le caghiamo. Trauma di quella morte, mamma mia, scommetto. Chiunque se l'è fatta in blind run c'è morta, non venitemi a dire. Oddio, vabbè, forse ci poteva arrivare ancora. In caso avessi visto l'oggetto, però non ti aspettavi. Dopo lo vedremo, faccio un salvataggio e poi lo ricarico. Almeno lo vediamo. Sei già morto. Ok. Chiuso. Chiuso. Per scrupolo mi giro tutto, quindi almeno vediamo bene come funziona. Stanza d'ospedale. Abbiamo un altro enigmino. Enigmino. Ma come fai a prevederlo? Una cosa posso capire, in Silent Hill 3 ti introducono Heather, che ha una sensazione, dice forse non dovrei attraversare questa cosa qua. Cioè un pochino te lo anticipano. Guarda, dice stai attento perché se passi di qua... Quindi abbiamo questa piastra d'acciaio, svitiamola, poi ci torneremo più tardi. C'è tempo e luogo per ogni cosa, ma non ora. E abbiamo una chiave avvolta da piccolo cavo elettrico. Le bestemmie perché magari non hai salvato da un po', ma grazie ai miracoli dell'emulazione potremo, con i save states... farvi vedere questa cutscene. Ok. Ora. Avevamo sbloccato... Ah! Qua ci sono entrato? Forse no. Non ce l'ho entrato ancora. Pallottole da pistola, ok, e la fotocamera. Save states are love, save states are life. Macchina fotografica, questa ci servono. Questa ci servono. Oggi non riusciamo ad accordare verbi, cose, eccetera. Che bello. Finiamo di girare il tutto per assicurarci di aver visitato tutto. Qua c'era la chiave, ok. Non usare i safe state come non volevo usare il cellulare perché prima non c'erano. Sì. Più o meno sì, è un tool che abbiamo adesso. Magari si può facilitare l'esposizione di pezzi di gioco. Perché no?
piacerebbe dire che i save sono dannabili se un vero e proprio si utilizza la di gioco, però infatti non ho abusato, quindi nada. Chi è senza peccato scagli la prima pietra. Stasera sei così carico per il finale che hai adottato l'adattamento. L'abbiamo adottato tutti l'adattamento. Teniamo del gioco. Bella Orla, buona levata da Oglioni. Grazie per essere passato. Questo ascensore non funziona, devo prendere... Perché è una shortcut, no? Te entri da qua e spunti di qua. Se torni però da di qua... Buona Cisi, adesso uccisi. Buona. Possiamo usare l'ascensore di nuovo. Ora possiamo tornare al terzo piano. Dove c'è un altro puzzle. Yay! Abbiamo di fronte, vabbè, un altare. L'altare dove pregava prima Alessa. Cosa staranno celebrando? Con due quadri. Da una parte abbiamo la luce che conduce al futuro. Dall'altra parte abbiamo la luce che illumina le tenebre. Cos'è questa luce che illumina, questa luce che conduce al futuro? È dato il flash della nostra fotocamera. Quindi, utilizzando la fotocamera su un quadro e sull'altro, otteniamo tre disegni, che sono anche la soluzione dell'enigma. Quindi io prima prendo la porta a sinistra. Abbiamo una specie di L al contrario, un triangolo e una freccia. Non riesco a premere. Questo enigma bloccò mio fratello e me per anni senza internet. No! La perdizione. Ok, entrando qua, dove siamo? Spuntiamo questa piccola stanzetta e ci dà la chiave della gabbia per uccelli, quella del primo piano. L'ordine adora questi quadri, sì. Sull'ordine ci sarà tanto di cui parlare nel 3 soprattutto. Con l'introduzione di Claudia, su come trattino Heather... ruolo di Heather, tantissime cose qua. Qua abbiamo un più, una specie di N e la squadra dall'altra parte. Pip, 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 pap, 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 pam, e il più. Ok. Ai tempi sono rimasto bloccato 2 mesi in Tomb Raider 3 per non aver visto una scala. La longevità era data dalla nappanza nostra ai tempi. Era anche bello perché comunque... Come facevi a sapere... Dizionario botanico, non c'è bisogno di leggerlo ora. Ok, bevanda energetica, la prendo, sì. Devi sganciare per comprare guide, per comprare riviste, lo stesso giornale. Ovviamente per leggere questo articolo dovete leggere prima i precedenti, altrimenti Harry dirà, ah, chi se ne frega, non ho tempo per leggerlo adesso. Indagini in difficoltà, spacciatori di PTV non ancora identificati. Continuano le morti sospette. Dopo la morte del sindaco impegnato nel movimento antidroga, muore di collasso cardiaco di origini sconosciute anche uno degli investigatori. Lo stesso identico articolo che abbiamo letto la volta scorsa, se vi ricordate. Parlo dell'agente Gucci e del sindaco. Sono altri? È molto vecchio. Incendio in centro città, 6 case divorate dalle fiamme. Poi si parla del rituale, del boiler esploso, di Alessa bruciata. Il corpo carbonizzato di Alessa Gillespie, 7 anni, ritrovato tra le macerie. Le cause dell'incendio sono ancora sotto indagine. Il referto dice che il fuoco è scaturito dalle fondamenta di casa Gillespie.
Si pensa che le fiamme siano divampate a causa della rottura di una vecchia caldaia. Quindi è canon quello che succede in Origins, è canone, eh? In quel pezzo di rituale. E questo pezzo non solo, perché l'hanno messo nella versione nordamericana? Beh, l'hanno programmata a caso, quindi. La data dell'incendio è la stessa di quando ho trovato Cheryl, perché è lo stesso giorno in cui Alessa ha diviso la sua anima. Qua non si può vedere niente. Se non ricordo male, nel dizionario botanico ci trovavate il segnalibri e il coso sulla White Claudia, che è la pianta da cui tirano fuori la droga. Adesso non me lo fa leggere perché ci sta che mi sono perso qualcosina per strada, però vi dico io che cosa c'era. Ricordo che Nanni e mia sorella non abbiamo mai finito nessuno dei primi due Harry Potter su PC. Qualche anno fa ho provato a rigiocarlo e nel giornale sono arrivato ben oltre dove eravamo arrivati in anni. È l'esperienza, vedi, da videogiocatore. Sommetto che a me non sia un'avventura grafica, un gioco ad enigmi, che allora mi serve, altrimenti non serve un cazzo giocarmeli. Se becco qualcosa che non capisco, cerco subito su internet. Eh sì. Un tempo lo scervellarsi era l'unica arma che avevamo. Adesso, a meno che non sia lo scopo stesso del gioco, uno dice a me. La chiave della gabbia per uccelli, ok. Chiave della gabbia, chiave della gabbia. Chiave della gabbia, chiave della gabbia. Punto di controllo. Oddio, che gioco era quello di... Aspetta, era quello di tipo Atlantis su PS1, no? Faceva così, non mi ricordo. Prima si faceva di necessità virtù, adesso siamo dei campicittori. Sì. Andiamo a salvare un attimo. Pepe. Gabbia per uccelli, gabbia per uccelli qua. Esatto, i giochi limitati adesso. Tra indie e giochi vari, la produzione, la mole di titoli è enorme, veramente. Vediamo la chiave di Faleg. Entrando nella chiave, io trovo le porte e entro nelle chiavi. Va così. Aprendo la porta di Faleg, troveremo un'altra ambientazione. Quindi lasciamo l'ambientazione Alchemilla Hospital. E troveremo i carissimi Larval Stalker, che non sono più Larval Stalker, ma sono Stalker formati. Proprio Stalker veri e propri, eh. E sono gli unici mostri. Cioè, la cosa più vicina che possiamo avere nella versione europea è i Grey Child. Perché sono effettivamente i Grey Child. Grey Children anche, perché sono più di uno. Con lo stesso verso, stesso tutto, solo che trasparenti. E questi ti attaccano, fanno male, quindi attenzione. Ora, qui entriamo nella cucina. Ricordo sì, un Resident Evil 3 giocato tipo 15 volte di seguito. Esatto, avevamo solo quello, quindi se lo spulciavi in lungo e in largo. 180 ring rossi in Sonic Colors, madonna. Anche il tempo, abbiamo meno tempo, quindi giustamente uno per finire il gioco come può. Non sta, non ha, non è che sta a sforzarsi. Esatto, massimo Natale e compleanno, poi finivano gli appuntamenti con i giochi. Ma facciamo un giretto qui nella cucina. Qua ti fanno vedere un'inquadratura particolare. Non niente di che, dice, ma. Ma. Vabbè. Qua abbiamo un coltello che è molto simile a quello di Cloud in Silent Hill 3. Infatti, tenete a mente l'immagine. La catena è rotta a metà. Pugnale di Melchiorre. Sì, il re mago. Lo prendiamo. Adesso faccio un piccolo salvataggino.
Se abbandoniamo la stanza, hentai. Sembra molto il mostro tentacolare quello della sacca di sangue dell'ospedale, no? Invece, rewind. It's rewind time. Prendiamo l'anello del contratto. Se non avete questo oggetto siete inculati. Bellissimo, avevo l'emulatore qui dal meglio di sé. Devo dire che appena preso Steam ho rigiocato Resident Evil Remake HD 4 volte di seguito, subito dopo 0-2 volte di seguito. Vabbè, l'eccezione conferma la regola. Adesso si può rivedere l'immagine per bene. Esci adesso, bastardo. Chi è? Avanti. E quindi ci siamo fottuti il pugnale di Melchior. Ah. Adesso ci manca, erano 5 gli oggetti mi sa, 1, 2, 3, ci manca l'Hank e ci manca il disco di Ouroboros. Quindi il disco di Ouroboros lo troviamo più avanti e l'Hank invece lo troviamo sempre più avanti. Ovvio, no? Qua ci abbiamo le caramelle, se non sbaglio. Allora, prendiamo intanto la cura. Cosa mi sono perso? È arrivata la pizza. Ti sei perso il mostro tentacolo hentai. Abbiamo fatto vedere che succede se ti fai stuprare dal mostro e se non ti fai stuprare dal mostro. Sì, questo è. Prendiamo le pallotte. Liquidino! Ciao bellone, ragazzi! Abbiamo il liquidino, passate anche dal liquidino perché porta robe veramente che anze. E la sa lunga su Metal Gear, quindi se vi garba la saga... Oh, aspettate! Non ho mod per shoutare! Cacchio! Quindi cliccategli il nick ed entrateci, ovvio. Scuricinate Liquid, scuricinate Dedek, scuricinate Vince, scuricinate Tifetta e tutta la bella gente che è qua questa sera riunita. Apriamo le caramelle. C'è il bellone, sì. Dentro le caramelle troviamo la chiave di Bethor. Che prendiamo subito. Andiamo un attimo più avanti. Spuntiamo nella stanza 302. Vi ricordate la stanza 302 dell'ospedale Alchemilla? Ce la ritroviamo anche nel Nowhere. E se vi ricordate, avevamo con noi la cassetta, quella che prima si sentiva tutta disturbata, brutta, male, tutta è. Possiamo usarla adesso e ascoltare il contenuto integrale senza i disturbi. Quindi mandiamola. Vediamo Lisa. Getting a pulse, but just barely breathing. Her skin is all charred. Even when I change the bandages, the blood and pus just start oozing through. Why? What is keeping that child alive? I can't stand it any longer. I won't tell a soul. Promise. So please. Quindi qua possiamo vedere il contenuto integrale della cassetta, la disperazione di Lisa nella sua esperienza curando Alessa. Scena VHS del 2, mamma mia. E mi ha sovvertito in pochi secondi l'opinione che avevo di James. Così. Per gli appassionati, per chi conosce la lore.
Tremenda, già. Abbiamo preso la chiave di Bethor. Facciamoci il giro delle porte. Ecco, anche qua. Alessa, che da piccola soffriva tanto, davvero abusata da tutto e tutti. Possiamo prendere l'Ankh, che è tipo il simbolo della vita eterna, se non sbaglio. E niente, abbiamo l'Ankh. Abbiamo anche questo item. No? Ok. Non lo faccio mai più, promesso. E qua invece abbiamo la stanza di Alessa. Niente di strano, ok. La stanza di Alessa. Che bello che, come Harry descriva, delle carte da gioco. Niente di strano. Niente di strano. Cioè, guarda la stanza ma non ha niente da dire. Invece in Silent Hill 3, quando impersoneremo Heather, lei, avendo i ricordi di Alessa, ci parlerà molto più nel dettaglio, perché vedremo questa stessa identica stanza e ci parlerà molto di più nel dettaglio di tutto quello che vediamo qua. Nessuna di queste cose sono utili, vedi? Cioè, vediamo sia come la vede Harry che come la vede poi Heather. Mi ha cancellato lo spazio. Zahando? No? Non me la ricordavo anche nell'uno. Già. E qui, come potete vedere, è bloccata. E abbiamo: tu, mio signore, siamo nelle tue mani. Proteggi i nostri spiriti. Evoca i cinque riti, o padrone del nostro destino. Quindi, cinque riti. Ne abbiamo quattro al momento. Quindi, li posso già iniziare a piazzare? Sì, li posso già iniziare a piazzare. Almeno poi quando prendiamo il disco di Ouroboros siamo già belli pronti, sistemati. Quello che state vedendo qua è l'ultima porta, diciamo, del gioco, prima della fine della run. Salviamo. Ok. La chiave di Bathor. Non è questa. Questa è Arathron. Questa Bathor. Nell'enigma di Tarocchi e Trio è una cazzata meno a livello normale. Poi gli enigmi li vediamo nelle difficoltà massime e con le differenze con le altre difficoltà. Quindi abbiamo messo molto spazio tra i clap, ma una volta premuto l'ho tolto mettendo in chat, come vedi. Ah, è un clap rallentato, tipo. Bene, abbiamo il generatore. Possiamo quindi togliere la corrente. E quindi possiamo prendere la chiave. La chiave è quella elettrificata, no? Vi ricordate? Non era qua. Possiamo entrare nel secondo piano attraverso la shortcut sbloccata. E ci troviamo i Larval Stalker. Sì. Questo a difficoltà hard è un ambush molto cazzuto. Si può rischiare di morirci, quindi state attenti. E non era qua. Fuck. Cercate le porte a tentativi, tanto non mi ricorderò mai tutte le porte. Cosa sono quei cosi neri? Sono praticamente... Vi ricordate i bambini? Quelli che squittivano i...
bambini piccini vicini. Una volta cresciuti, questi proiezioni di bambini piccini diventano quei cosi là, che sono le versioni praticamente mostrificate dei ricordi che aveva Alessa dei suoi compagni di scuola, perché la bullizzavano, perché erano stronzi. Quindi abbiamo preso la nostra cara chiave di Arathron. Pam! Mamma, se erano stronzi, boia, e fanno tanto danno. Soprattutto perché ti prendono, uno ti immobilizza e gli altri possono comunque far danno. Andiamo ad aprire la porta di Arathron, che non è questa. È questa. Ho detto aprire la porta, non aprire la chiave, capito? Everything is going according to plan, sheltered in the womb. But it's not done yet. Half the soul is lost. That is why the seed lies dormant. And what soul remains captured in that husk is buried deep down in the subconscious. Are you trying to say it won't work? That wasn't our agreement. No, no, these are just stalling tactics. If we lend a hand, we will be able to get power. Never fear, the promise shall not be broken. But the power we could draw now will be very weak. Almost nothing. Unless we get the other half of the soul. We'll use a magical spell. Feeling this child's pain, it's sure to come. But that... Che brutto adattamento. Mamma. Dicevo i compagni di classe. Ah sì, soprattutto loro. Bene, questa era la stanza di Alessa Gillespie. Ebbene sì. Alessa, per guadagnare tempo, prendiamo intanto il disco di Ouroboros. Alessa, per guadagnare tempo, ha diviso la sua anima in due, allontanandola da sé. Il fatto che poi Cheryl si sia potuta ricongiungere con Alessa è stato tutto grazie a questo magical spell, come dice Dalia, quindi questa magia che ha risvegliato in Cheryl questo desiderio di venire a Silent Hill. Infatti, Harry, dopo la morte di Jodie, cioè sua moglie, era ancora in lutto, depresso, ed è stata la figlia Cheryl che l'ha convinto a venire in vacanza a Silent Hill. Quindi, quando Cheryl poi ha convinto il babbo e sono partiti per il viaggio, quando Cheryl è tornata nella città, si è ricongiunta con la sua altra metà dell'anima, quindi con Alessa. Dal momento che Harry ha messo piede in Silent Hill, Cheryl ha smesso di esistere e si è ricongiunta con Alessa. Hai visto i film su Silent Hill? Sono merda, come dicono. Il primo, non è merda il primo. Il secondo l'ho visto a mezzo. Anche questa rifatta. Bene. Quindi stiamo scoprendo robe. Robe che tornano ad arrivare. Robe. È stata Dalia che con questo suo incantesimo ha risvegliato la volontà di Cheryl per ricongiungersi alla metà della sua anima. E adesso che abbiamo il disco di Ouroboros, possiamo aprire l'ultima porta del gioco. Do what mommy tells you now.
just want you to lend me a teeny bit of your power. That's all. No. Davi, buonasera. I don't want to do it. It will make everyone happy, and it's for your own good, too. Oh, but Mommy, I just want to be with you. Just two of us. Please understand. Piccino Alessa. Yes, I see. Maybe Mommy has been wrong. Mommy! Why didn't I see this before? There's no reason to wait. Herein lies the mother's womb, containing the power to create life. I could have done it all myself. Mommy? Partita di capo completamente Dalia. Questa scena cambia il secondo del finale sbloccato, ricordo male. Questa parte qua no. Cambia appena scendiamo le scale il primo pezzo. A seconda del finale bad il primo pezzo viene omesso. Perché giustamente manca chi è presente in quel pezzo. Ma poi il resto va tutto secondo i piani. Cambia, vabbè, ovviamente il mostro finale. Porta chiusa e porta chiusa. Nix indossa il pigiama, sei più sexy di A. Puttana che era Dalia, esatto. Avrà qualche merita fra poco Dalia, eh. Perché non è che se la vede benissimo a seconda che nasca Incubus o Incubata, quindi... Perché nel finale bad e bad più abbiamo un boss, per il finale good e good più abbiamo un altro tipo di boss. Quindi adesso scendiamo, anzi, ci armiamo. Abbiamo poche ammo, una sessantina. E scendiamo. I was shocked to realize the talisman of Metatron was being used. In spite of the lost soul returning at last. Just a little longer and all would have been for naught. It's all because of that man. We must be. Perché giustamente io ho portato Sherry la Silent Hill. Even though Alessa has been stopped, his little girl has to go. What a pity. Freeze! What in the devil's name? Guarda. Dalia. Ecco, questa è la parte di cutscene che vedete sia nel finale bad che nel good. Where's Cheryl? What have you done to her? What are you talking about? You've seen her many times, restored to her former self. I'm in no mood for jokes. Don't you see? She's right there. Vediamo sia l'Alessa carbonizzata che la sua proiezione. That's absurd. You are the only one who thinks so. Facciamo il finale good plus. Abbiamo salvato sia Kaufman che Sib. Why are you doing this? Eurotrack tornerà comunque in live. Long 7 years. For the 7 years since that terrible day, Alessa has been. I finali canon possono essere good o good plus perché non abbiamo notizie su cosa sia successo a Civil nei giochi successivi, quindi possono andare bene entrambi. Diciamo così. E non vediamo più Sibyl nel 3.
nulla ci dice che non si sia salvata. The day has finally come. The time is nigh. Everyone will be released from pain and suffering. Our salvation is at hand. This is the day of reckoning. When all our sorrows will be washed away. When we return to the true paradise. My daughter will be the mother of God. Peggino! Ecco, nei finali Bad e Bad Plus affronteremo lei come boss. Ma siccome abbiamo salvato Kaufman, che prima gli piazza una pallottola ad Alia, Bleach, è il primo Silent Hill questo. Kaufman! Did I ask for this? Nobody uses me. Get away with this. Your role is over. We don't need you anymore. What do you think you could accomplish by coming here? Aspettate a godere perché si gode di più. Silent Hill 2, poi sì, se vuoi te lo posso girare. Tanto ho già tutti i fix del caso per farlo vedere bene in live come si deve. Altro che HD Collection. Prepariamoci al lancio, rallenti. You're easy. And there's more where this came from. Stop it! I glitch grafici. Lancio la Glopotis. La Glopotis colpisce in pieno Alessa. Quindi da lì. Oh. Hit or miss? I guess they never miss, huh? Questo non è il verso del mostro, è la OST. È proprio la canzone che fa così. Sirius Black ha aspettato 12 anni, i folletti dei fantagenitori 37 anni, esatto. Bello come Kaufman adesso sia accanto a me. Tanto che Italia brucia. Perché è giusto, che sia così. 3,8 kg, un maschio! Adesso mi tocca combattere, Kaufman non mi cade i pezzi. Adesso giriamo un pochino. Tocca correre un pochino, scansare i fulmini, farsi colpire dai fulmini perché siamo scarsi. Appena inizia a caricare, ben andato. Se avete tante scorte è possibile anche farsi colpire dai fulmini e curarvi volta a volta. Sconsiglio di fare difficoltà hard perché vi fa tanto danno, tanto tanto danno. Uno, due, tre. E risparato. Magari non col capone davanti perché dovete vedere quando vi parte l'attacco. Uno, due, tre.
GG. Sebi the King, buonasera. L'ho già fatta da RB shot a non shot, esatto. Comunque rischiate perché sono colpi che arrivano in rapida successione, quindi devo stare attento. Adesso godiamoci il finale. Titoli di coda, errori sul set. E belle cosine. Alessa che ci consegna Heather. E poi rivedremo quando tratteremo Silent Hill 3. Ci indica dove scappare. E via. Salvando Sibilla potrete poi veder comparire nel filmato iniziale al posto di Jody. Quindi un'altra piccola chicchetta. E vediamo adesso Kaufman che fine fa. Hai abusato di lei, l'hai drogata, l'hai fatta soffrire adesso. Mi spiace, caro. Ultimo atto di Alessa prima di scomparire. Congela la pioggia di fuoco. E ci permette di scappare. Caro Harry, cara Heather, ci rivedremo in Silent Hill 3. Intanto vi lascio con titoli di coda, vi lascio con gli errori sul set. Faccio un piccolo break, anche perché me la sto tenendo da inizio live. Poi vedremo i requisiti per il finale UFO e che cosa si ottiene poi col Next Fear Mode. Quindi non è finita, rimanete là sintonizzate.
Tararadam. Gli errori sul set. Pa-pam. Eccoci qua. L'UFO, il vero finale canonico, esatto. Poi sì, vi mostrerò le belle cosine. Preparatevi al jumpscare, oh mio Dio. Dagli a merda, dagli a colera. Sei la vergogna di Silent Hill intera. And last but not least, Harry Mason, il fregno di Portland. Perché in Silent Hill 3 si trasferirà a Portland. Oh yes. Quindi questa qua è la schermata della valutazione, dove il gioco valuta quanto avete fatto K o quanto siete stati bravi. Come potete vedere, il vostro rank complessivo è composto da stelle grandi e stelle piccine. Le stelle grandi valgono 10 punti, le stelle piccine valgono 1 punto. Quindi nel mio caso ho 4 stelle grandi e 7 piccine, quindi ho fatto 47 punti. Se fate i punteggioni, i big punteggioni, il massimo è 100, potete ottenere belle cosine. Pesante. Harry Mason uguale no, la niente. Quindi, il punteggio influenzato, un po' strecciato sul finale, esatto. Il punteggio è influenzato dalla difficoltà. Per esempio, finita in easy, vedete che ve lo segna in bianco, vuol dire che se invece è segnato in dorato, vuol dire che e quindi la difficoltà, il gioco game clear 1, perché la mia prima run, se arrivate a tipo 5 volte che lo finite, la valutazione sarà più alta. Poi finire col finale good plus è il miglior risultato possibile. Stavo dicendo, i salvataggi, 46 sono troppi, se ne usate massimo 2 rientrate nei canoni. Grazie Vince. Grazie Vince per la sabbina. A lei il potere del Nicar K, signor Vince. Tutto suo. Guardalo fiero, bellissimo. 46 sono pochi. Sono poche save, esatto. Quindi massimo 2. I continue, massimo 1. Poi ne ho fatti 0 perché sono stato bravo a non morire. Bisogna finire il gioco in meno di 120 minuti, quindi massimo 2 ore. 6 ore e 18 sono tantine per la run da 10 stelle. 10 stelle grandi, eh. E raccogliere 150 oggetti o più. Qua ne ho raccolti 176, quindi sono stato forte. Poi bisogna uccidere tanti nemici e mirando bene, soprattutto evitando i no aim shots e puntando a fare di più long range shots. Sei stato bravo a save stateare, non ho usato i save state. Li ho usati a fini di farvi vedere robe per non ricaricare. E sembra un trapano quello di attività locale, è un trapano. Allora, quello che vedete sono 4 item. Abbiamo la tanica di benzina, che serve ad alimentare o il trapano o la motosega, quindi a scelta uno dei due. A meno che poi non finiate tutti i finali,
In quel caso è possibile usare sia il trafono che la motosega senza usare la benzina. Quindi potete usarli a piacimento. Segare tutti, più supporta una sega. La Channeling Stone, che serve per sbloccare il finale UFO. Tutti appoggi vanno a festeggiare, esatto. E manca un oggetto lì in basso a sinistra. La Hyper Blast, sto cazzo. La katana che si ottiene finendo il gioco due volte, facendo almeno un finale good, che abbiamo già fatto, e un finale bad, a scelta. Va bene qualsiasi cosa. Facendo 1 e 1, otterrete la katana. La katana... questa è benzina, io mi do fuoco. Quando Harry sopravvive nel primo cambio di... Se lei non legge questa cosa... La leggo! Tutti appoggi bonzi, yes! La katana la trovate nella casa della cuccia del cane, all'inizio, quando prendete la chiave. Invece il trapano lo trovate dove c'è il ponte, l'elevatoio. Ve l'ho fatta vedere anche quella stanza spenta. Si vedeva anche il trapano, ma non si può raccogliere. Da quando i trapani vanno a benzina? Questo è un trapano particolare. La motosega la trovate al negozio Cutright Chainsaw, lo trovate vicino al vetro rotto, sulla block, la strada block, lo trovate lì. La tanica di benzina invece la trovate nel benzinaio, quella che vi ho fatto vedere anche quella dove girandoci. Ok. E niente, ho fatto 46 punti, quindi GG. Che cazzo ho premuto, aspettate. Ok. Is it okay to save? Yes. Dovete sapere che... sto emulatore lo detesto. Ok. Facciamo un nuovo salvataggio, per esempio. La modalità Next Fear, che è il New Game Plus, riporta la scritta gialla. Non erano gli Pteronibarg nelle prossime puntate. Vedremo vari mostri. Mostri diversi, ognuno con le loro simbologie, ogni mostro con la sua storia, con la sua lore. La modalità Next Fear, quando iniziate il prossimo game, la difficoltà aumenta di 1. Quindi, se avete fatto la run principale a easy, la Next Fear sarà normale. Quando lo finirete, sarà ad hard. E hard è la difficoltà più alta. Vabbè, sì, ho salvato tutto. Ok. Quindi. Nel filmato iniziale vedremo Sybil. Al posto di Jody. Il resto sarà tutto uguale. E una volta ottenuto il New Game Plus avremo delle opzioni aggiuntive. Bella Michael. Avremo il Bullet Adjust. Quindi è possibile scegliere il moltiplicatore di pallottole, per esempio col per 1 trovate le pallottole normali, col per 2 trovate il doppio delle pallottole. Un giocatore semplice, ho salvato un altro slot ma ci risalvo sopra, esattamente. Senza macchina Harry se l'è fatta a piedi fino a Portland? bella domanda. E la risposta, come direbbe il buon Nolan, è sì. Se l'è fatta a piedi, però. E abbiamo la view mode. La self view aggiunge una visione, una visuale in prima persona. Con la visuale in prima persona potete guardare più nel dettaglio varie cose. E niente. Quindi, se andiamo su continue. Fratello, il macchinone! Esatto. Il cammino di Santiago di Compostela è stato un pellegrinaggio. Il pellegrinaggio del culto da Silent Hill a Portland. La Next Fear Mode direttamente ci porta qua. Ci fa saltare tutto l'incubo. Ci fa vedere l'incontro col Sybil. Tanto queste qua sono già tutte cose che abbiamo già visto. La cosa ganza della visuale in prima persona è che. Vedete, potete guardarvi nel dettaglio, che ne so, il poster dei Portishead, potete vedere nel dettaglio
tutti i poster, tutti i riferimenti di cui abbiamo parlato. Abbiamo parlato all'inizio. E adesso vi faccio vedere dove trovare la Channeling Stone. Se non sbocchi prima, esatto. È solo per temerari, eh. Solo per temerari. E vi faccio vedere come si sblocca la radio, sì. Il finale UFO e poi ce lo guardiamo insieme. Magari il filmatino e basta, non mi sto a rifare una speedrun di 22 ore, vediamo ciò voi. Non c'è bisogno di arrivare in fondo al gioco per il finale UFO. Basta arrivare fino al faro. Sì, sì, l'Opteron Ibarg. What's happening to this place? Ripteron Ibarg insegna agli angeli come volare. Esatto. Allora, ce ne andiamo. E bisogna andare. Loading. Dove si è cacciata Cheryl? Vado a controllare un'altra volta in quel vicolo. Ma noi in quel vicolo non ci andremo, almeno per il momento. Giustamente, se volete riprendervi tutta la run, lo potete fare. Dopo che vi abbiamo visto il finale UFO, vi parleremo di cosa si ottiene col finale UFO. E entra in gioco di nuovo il sistema delle stelle di cui vi ho parlato prima. Oppure se avete una Justifier della Kona... Sapete mica se l'emulatore può emulare la pistola della Konami? Vi potrei far vedere l'Hyper Blaster direttamente. Insomma, entrate qua dentro. Magari se riesco a centrare la porta. Scusi signore, volevo... se permette. Lo terri, qualche porcone lo tira quando ricominci il gioco. Secondo me no, perché è ansioso di usare la katana, la motosega e tutte le altre belle cosine del caso. La Channeling Stone la trovate qua sul bancone. Gioiello per contatti telepatici. Un nome breve, facile da ricordare. Poi più che prima persona è tipo di visuale che a volte nei sogni. Dipende da cosa faccio, la visuale mi switcha da prima persona come questa del gioco. Guarda, a me è capitato di fare proprio sogni con regia, con tanto di flashback, ricordi, racconti con la tua diversa, quindi oh. È roba, ragazzi. Quindi, ricordate, i New Game Plus sono distinti dalla scritta dorata. Arrix, Pteron Ibarg, ha già tradito il tentacolo. Ha tradito Kaufman anche. Mi ha raccontato la scena di fretta che Kaufman ha fatto belle cosine, insomma. Ok. Vedi se... non fa storie, ok. Per sbloccare il finale UFO dovete prendere il gioiello per contatti telepatici e usarlo in 5 punti. Sul tetto della scuola elementare, visto fuori dalla porta come si è avvicinato da dietro in modo soave, esatto. È un uccello, scusa. Quindi, sul tetto della scuola, ai cancelli dell'ospedale prima di affrontare il mostrone falena. Nel parcheggio dell'albergo dove andiamo a fare la subquest di Kaufman. Nella barca, prima di entrare nel faro, quando c'è l'incontro sia con Sibyl che con Dalia. E sul faro stesso. Ogni volta che lo utilizzerete con successo in queste 5 location vedrete dei puntini di luce in lontananza. Vedete, intanto mi sono cambiati i colori del menu. Adesso, essendo difficoltà normale, non è più verde ma è celestino. Quando sarà difficile, lo vedrete viola. A me sembra roba di bigiotteria, non è vera. Niente. Niente, invece è verissima, credeteci.
Come dicevo, per la katana ci vogliono almeno il finale good e il finale bad a scelta, quale volete. E una volta col finale UFO potete ottenere l'Hyper Blaster. Ora, io adesso chiudo il gioco. Cazzo, si è buggato tutto. Ci vediamo il finale UFO. E poi proviamo a emulare, se l'emulatore me lo fa fare, la pistola della Konami, per vedere se riesco a farvi vedere l'Hyper Blaster all'opera. Allora. Oddio. Full HD. Date. HD, HD, HD. Vediamocelo. Sì, YouTube senza pubblicità, tua sorella. What? Queste sono tutte le location in cui va usata la Channeling Stone. What? Questo è il parcheggio del motel. Uso EPSX come emulatore, sì. What? Vedete, sono sempre più vicini. Il finale UFO, quello del 3. Li vedremo tutti poi i finali, UFO. Dog ending, best ending. Col doge che ciaccia le manopole. Ecco qua. Let me ask you, have you seen a little girl around here? Short, black hair. E i titoli di coda diventano questi. Vabbè. Questo è stato il finale UFO. Adesso sto cercando di capire se è possibile, perché porta numero pad 1 mi fa simulare il DualShock. Ora io sto provando se col porta numero 2 riesco a simulare, ecco, Konami Justifier Digital. Provo a inserirglielo, vediamo se il gioco lo riconosce. Perché se avviate una nuova partita con la pistola come hardware collegato, dovremmo riuscire ad avere il cazzillo lì, l'Hyper Blast senza il finale UFO.
Gangbang aliene, esatto. Sono attratti i Saiyan. Più di 8000, ci picchia. Voglio vedere se lo fa fare Serpigio continuo. Se no, altrimenti facciamo un new game. Vediamo se lo legge. Se fa il finale 2, sì, sì. Abbiamo diversi easter egg. Poi li vediamo. Con le comparse di... Vediamo se me lo dà. Se me lo dà, bene. Se non me lo dà, fa culo. Pistola, no, non me lo dà. Allora, mi sa che... Devo tornare al menu principale. Se premete L1, L2, R1, R2 insieme a Select e Start, potete tornare al menu principale. Quindi facciamo una nuova partita direttamente. Se ce lo dà, bene, se no non me lo dà. Tanto quando mai mi danno qualcosa. Io non vorrei che dobbiamo arrivare alla parte della... La prima porta. Non so se nella prima porta, perché comunque se ci pensiamo uno deve per navigare il menu e giocare ha bisogno comunque del pad, non so se lo fa fare. Facciamo questi esperimenti, visto che siamo qua, ci abbiamo tipo mezz'ora abbondante. Facciamo questo piccolo... Questa piccola sezione di esperimenti. Per esempio, c'è anche un glitch che si può cancellare questa cutscene entrando appropriatamente nel menu dell'inventario e potete compenetrare il modello 3D di Shell che rimane lì incastrato, cioè un... Proviamo cose comunque, vediamo se ci riesce. Poi a proposito del bug dell'Aglaopotis sul fantasmino, provate a indagare. Non esiste un modo per farlo efficace, per renderlo attuabile al 100%. Quindi è più che altro roba RNG sculona. Vada, vada, non cincischi, esatto. L'Hyper Blaster è un'arma che... Giocando a Wolfie 2, bella roba. Bellissima roba. Di qua. Glitch, glitch, glitch. È un'arma che non ha munizioni. Usa tipo il laser. E è anche di una discreta potenza, se potenziata bene, poi è una roba OP. E vi dico anche come si potenzia. Dai, forza, muovetevi. Altro giorno magari... Oh, dove cazzo andate? E niente. Sì, ok. Vediamo. No, mi sa di no. Niente. E allora va ottenuto legit col finale UFO. A quanto pare non è possibile emulare questo hardware qua. Ripeperonis. Comunque, per dover di cronaca, ve lo faccio vedere. Quando è ridito col tizio crocifisso sulla grata. Niente. Anzi, sai che possiamo fare? Tanto che vi guardate la demo. Faccio una cosa. Non vi guardate niente della demo. Facciamo una cosa così.
Allora. Allora, papapam. Facciamo una cosina più intelligente. Prendiamo questa demo per vedere come ci presi i camminare indietro da Michael Jackson, esatto. Cosa stai facendo? Non ho capito. Prendo dei save con l'Hyper Blaster già sbloccata, almeno. Ci saltiamo il finale UFO, che tanto vi ho fatto vedere tramite video. E allora, next fear. Questo salvataggio qui è uno slot di New Game Plus con la valutazione 10 stelle ottenuta. Quindi vi faccio vedere dopo la valutazione di 10 stelle che è possibile. Ecco qua, l'Hyper Blaster. L'Hyper Blaster equipaggiato, vedete, è quest'arma qua, ottenibile con il finale UFO. La versione in verde è la versione più potente. Si ottiene dopo aver fatto una rana 10 stelle. Il laser è giallo se invece ottenete 8 stelle, invece è rossa quando è palle, la storia del cazzo, è rossa quando ottenete il finale normale facendo una grande scala. Ora personalmente non sono mai riuscito a fare una run a 10 stelle. Devo dire che non mi sono, non ci ho mai provato, ma dubito che avrei la pazienza e la voglia di farlo. Quindi, uscendo, vi facciamo vedere come funziona adesso questo Hyper Blaster. Radio. What's going on with that radio? Se ne sono inventate tante, davvero. Erano molto fantasiosi. Sì, ci sono un sacco di armi speciali poi a seconda dei vari finali. Sciotta così, niente proprio. Niente. Proprio. Ah sì. La radio, stavo dimenticando della radio. That's it. Voglio provare a shottare qualche altro nemico, vediamo un po'. Ci divertiamo, visto che abbiamo l'Hyper Blaster. Ci divertiamo. Quindi sì, vi ricordo, l'Hyper Blaster la ottenete col finale UFO. Ora ci si diverte, ora ci si diverte. Sentite volare? Forse di qua. Cazzo! Ed ha così paura che non ha voglia di affrontarmi, vedi? Non abbiamo voglia esattamente di farlo. Eccolo. C'è l'ambush qua a destra, tanto. No, aspetta. Oh, comparite oppure no? Eccolo, il cane. Senza il minimo sforzo. Così. E niente. È una cosa bella ed è il giusto premio anche per chi ha la voglia e l'abilità di affrontare un tipo di rana 10 stelle. Rana di rango S Resident Evil 2, esatto. Il grosso è farla, non è il sapere com'è, il grosso è farla.
I dataminer hanno appena sbloccato la nuova patch di Fallout 76 e il codice anche delle loot box. Tanto Bethesda peggio di così. Rip Dog, esatto. Rip Doggerinos insegna agli angeli a rippare. E niente, direi che abbiamo spulciato lo spulciabile, almeno per il momento. Esatto, da domenica prossima si riparte con Silent Hill 2. Faremo sia il capitolo di Maria Born from a Wish che una run normale. Quindi faremo sì prima il capitolo di Maria, poi la run nel gioco normale con James. Anche lì punteremo... Oddio, lì non abbiamo finali buoni, finali cattivi. Tanto ho sistemato questa scena molto tesa. Mamma mia. Io sono blind, mi dispiace Amy che non ci veda, avrà la tastiera col braille, ok. Solo quello, il tizio della demo, può combattere col coltello, no? Sei incredibile. Domenica prossima è 23, non hai cazzi regali da fare? No, perché la mia vita è vuota così. E niente. A questo punto... Silent Hill 1 ha dato.